questa è la storia tracciata a Benedetto. Benedetto è stato vice sindaco di Mondragone, dove è stato, e la sua storia inizia lì, diciamo, una parte della sua storia. Poi adesso hai tante altre cose, ma ce le racconta lui, ascoltiamo. Grazie Benedetto. Io dico sempre questa cosa: scegliere di non scegliere nella vita è una scelta, perché avete scelto di non scegliere, sembra uno scioglilingue, è vero, però è così. Voi avete scelto, avete fatto la vostra scelta, da che parte avete deciso di stare, dalla parte dei buoni oppure dalla parte dei cattivi? Avete scelto? Sì? Ah, si dicono sì. Allora, io a 30 anni ho scelto. Ho scelto e avevo terminato i miei studi e avevo dei terreni di proprietà e volevo giocare a fare l'imprenditore, quindi volevo realizzare delle opere di urbanizzazione, quindi volevo edificare questi terreni. E io sono di Mondragone, una cittadina qui vicino, e penso la conoscete, e tristemente nota per il fenomeno della criminalità organizzata, della convivenza tra la criminalità e la politica. E io a 30 anni avevo pensato di fare l'imprenditore, quindi avevo ingaggiato un'impresa e volevo appunto edificare questi terreni. Siamo nel 2012, quindi 8 anni fa, e la prima cosa mi viene recapitato un bigliettino nella cassetta postale, dove in questo biglietto mi veniva contestato di aver dato l'incarico a una ditta su terreni di mia proprietà per realizzare queste opere. Io ero scettico, gli chiesi la pallina, feci una pallina di carta da lanciare, poi la ripresi e pensai, faccio una denuncia, perché sembrava uno scherzo all'inizio. Vado in caserma, faccio una denuncia e finisce così. Al ritorno dalle vacanze, parcheggiai la macchina, trovai la mia macchina con le quattro ruote a terra, e anche in quel caso cercavo una giustificazione. Pensai, ma il mio modo di parcheggiare, ragazzi, non era dei migliori, e quindi immaginai che il mio vicino di casa si era stancato di vedere la mia macchina parcheggiata in quel modo, e lanciai anche qualche piccola benedizione dicendo, ma ha bucato le quattro ruote. Però anche in quel caso andai e feci una denuncia ai carabinieri contro i noti. E lì in quell'occasione i carabinieri iniziarono a chiedere delle cose, iniziarono a dirmi che i due fenomeni potevano essere collegati tra di loro e che di solito la camorra di Mondragone per delle azioni, quando un imprenditore decideva di fare queste azioni, era solita chiedere la tangente, l'estorsione. Io andai via dalla caserma dei carabinieri, ragazzi, ero scettico. Ho detto, ma la camorra si interessa dei miei affari, 30 anni io, perché vedevo comunque questa opera che volevo realizzare, non un'opera di un valore estremo, immaginavo che la camorra potesse interessarsi di fenomeni diversi, di grandi appalti, grandi numeri. Invece in realtà, ragazzi, non era così. La consapevolezza del fatto l'ho avuta la sera del 10 settembre del 2012, quando sono uscito dallo studio, sono salito in auto, sono partito con la macchina, c'era un tizio adagiato sul sedolino posteriore della mia autovettura che io non ho visto, mi ha puntato una pistola alla schiena e mi ha invitato appunto a seguire le sue indicazioni. Arrivavamo in aperta campagna, lì c'era un altro criminale che ci attendeva, mi hanno caricato nel bagagliaio dell'auto, quindi immaginate un uomo nel bagagliaio dell'auto che cosa può pensare. Io ho pensato, bah, una scena di un film non ha lieto fine, mi ho detto, bah, ma che ho fatto? Non immaginavo.
portato in aperta campagna, lì ho avuto la mia ricca dose di percosse e in quell'occasione mi hanno arrecato una frattura all'occipite, quindi mi hanno, diciamo, detta in maniera napoletana, mi hanno rotto la testa, quindi mi hanno malmenato e mi hanno chiesto 50.000 euro per iniziare queste opere. A un certo punto mi hanno abbandonato in aperta campagna, ero nella zona di periferia di Mondragone, quindi a circa 3 km dal centro abitato. Era notte, era buio, era settembre. E io che cosa ho fatto? Ho corso ragazzi, tanto. Sono arrivato alla caserma dei Carabinieri, non sono andato a casa quella sera, sono andato in caserma con la testa rotta. Ricordo ancora, mi emoziono quando racconto questa cosa, ricordo ancora praticamente il piantone, c'era una ragazza che faceva il piantone in caserma dei Carabinieri e spaventata davanti alla mia storia. I Carabinieri mi accompagnarono subito in ospedale con l'ambulanza e tutto, ma io la notte abbandonai l'ospedale e iniziò praticamente la mia rivincita, perché lì iniziò la mia rivincita, quella notte. Quella notte io ho scelto da che parte stare, ho scelto di stare dalla parte del giusto. I Carabinieri mi dicevano: vedrai che si rifaranno vivi. Io dopo 20 giorni, ragazzi, sono stato circa 30 giorni a casa perché mi vergognavo di uscire, perché avevo delle chimosi in faccia e a 30 anni non è bello uscire e rispondere alle domande della gente. Dopo circa un mese la camorra si rifà viva. Io iniziai praticamente a fingere, iniziai a dire che volevo pagare l'estorsione, volevo pagare la camorra, ero disponibile. Però dopo quello che mi era successo io non parlavo più con i pesci piccoli, volevo parlare con qualcuno che era in alto. Loro iniziarono a girare torno torno, fino a quando entrò in scena l'allora reggente del clan. Il clan viveva un periodo difficile, delicato, perché i Carabinieri ogni 6 mesi mi arrestavano una ventina, quindi loro dovevano pagare gli avvocati, pagare gli stipendi, ed erano, dicevano loro, erano in crisi, anche la camorra era in crisi. Però la voglia di soldi era forte e quindi il capo clan decise di scendere in prima persona. Quindi, dopo diversi personaggi di margine, finalmente mi venne fissato l'incontro con questo capo. È inutile dirvi che tutti i miei incontri fatti con i camorristi erano tutti registrati, perché io mi ero affidato ai Carabinieri, quindi alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, il dottore Maresca, che aveva subito autorizzato le intercettazioni. E poi in più trovai una fortissima collaborazione della allora compagnia, oggi reparto territoriale dei Carabinieri di Mondragone, trovai degli uomini brillanti. E a un certo punto questa cosa mi iniziò a piacere un sacco. E ricordo il giorno che stabilimmo l'incontro col boss e io andai all'incontro col boss. Lui in una prima occasione non parlò, faceva i gesti, ragazzi, e lì andai in crisi perché io dovevo farlo parlare, però lui gesticolava. E mi diede appuntamento, aveva paura di parlare dove stava, perché aveva paura che ci fosse qualche microspia, qualche ambientale. Mi diede appuntamento, il giorno dopo mi fece capire che veniva al mio studio. I Carabinieri la notte pensarono che probabilmente aveva capito tutto, che era un modo per incastrarlo. Io invece ero fiducioso, dicevo domani alle 10 verrà sicuramente. Alle 9.50 ero lì che guardavo la telecamera del mio studio, ero seduto sulla scrivania e attendevo. Alle 10 di spuntare la sua macchina puntuale, arrivò, entrò, si è seduto,
e abbiamo parlato di affari, come si fa, avete mai visto in televisione, quando si fa, quando fanno questi film di Camorra, cose uguali. Sembravamo due imprenditori, io un imprenditore, lui un altro imprenditore, che stavamo stabilendo degli appalti. Lui iniziò a dire che la Camorra era in crisi, bisognava pagare gli stipendi, Natale si avvicinava, era ottobre, novembre. Io iniziai praticamente a dire che ero stato trattato male, che poteva tranquillamente farmi avvicinare e dire mi devi dare 50.000 euro, che io mi mettevo comunque a disposizione. Poi a un certo punto io iniziai praticamente a fare come si fa al mercato con le patate. Mi diceva 50, io dicevo no, mi devi far risparmiare. A un certo punto lui si alza, mi abbraccia e mi dice partiamo con 25. Però tu da oggi in poi sei sotto la mia protezione. Nella sua testa io ero diventato uno di loro. Io lo abbracciai, ho finto fino alla fine, fino a quando praticamente addirittura mi offrì delle tranche di pagamento, me le divise, mi disse una parte me la dai per Natale, anzi per l'Immacolata, una parte me la dai a Pasqua, un'altra parte arriviamo a Ferragosto, però io sono in società con te. All'Immacolata non arrivò a prendere la tangente perché il giorno che doveva venire, dovevano venire i suoi uomini, i carabinieri furono più repentini, non andarono a prendere ed è tuttora ospite dei contribuenti italiani in carcere. Quindi questa diciamo è in parte l'inizio della mia storia. Inizia un periodo difficilissimo perché denunciare la Camorra con Dragone e non è facile perché altre persone hanno denunciato la Camorra però hanno deciso di andare via, quindi hanno aderito al programma di protezione, sono andati via, gli hanno cambiato il nome, il cognome e oggi dicono chissà dove. Io dopo una settimana mi diedero la prima scorta. Quindi avere la scorta a 30 anni, ragazzi, vi assicuro che non è bello, perché diciamo che se l'Italia non funziona più, non funziona anche perché abbiamo un gap dovuto alla corruzione. Noi abbiamo un prodotto che oggi deve costare un euro, ne costa due, perché un euro va appunto perso, va perso appunto sulla corruzione. Quindi sicuramente la corruzione alimenta la mafia. Per quanto riguarda diciamo, l'altra parte della tua domanda, io ritengo sicuramente che anche la Chiesa ha contribuito al proliferare della mafia, perché basta pensare che comunque la mia esperienza con la Chiesa è stata positiva, per esempio, perché quando nessuno poteva sapere che io avevo denunciato la Camorra, io ho trovato un prete che è un mio fraterno amico e mi confidavo con lui, non potevo parlare con nessuno, quindi dicevo ok, l'unico mi voglio affidare a lui, parlo con lui, era l'unica persona che diciamo mi ha sostenuto nelle fasi difficili, quindi io ho avuto sicuramente qualcosa di positivo, ho avuto un'esperienza positiva, però diciamo dalla lettura delle ordinanze, dalla mia esperienza di vita, parecchie volte i preti non hanno scelto. Per esempio io sono vissuto, quando ero ragazzino frequentavo l'oratorio e io non dimentico mai una cosa, ora questo prete non c'è più. E che cosa è un bambino, ragazzi? E la parrocchia era frequentata dalla moglie del boss Tiberio La Torre, che si chiama ancora perché c'è 90 anni, ma niente. E niente, praticamente che mi è successo? È successo che in sacrestia, dopo la cerimonia, il prete, durante le festività della Madonna in Caldana, che è la patrona di Mondragone, osò nei confronti della moglie del boss, che era una Madonna di Camorra, ha fatto una lunga redenzione, osò dire scendi dall'altare, perché lei era salita sull'altare, quindi questo prete ebbe la forza di dire vicino a questa donna di scendere dall'altare e
Madonna lo attendeva in sacrestia, io ero un bambino, avevo 10 anni, e ho vissuto l'esperienza di vedere una donna di camorra picchiare un prete, un dragone. Quindi, poi ho avuto l'esperienza negativa, ho conosciuto Don Tonino Strangio, che è il prete di San Luca. Don Tonino Strangio è un prete di Brambita, è stato in carcere, continua a fare il prete a San Luca. Nell'ultima ordinanza sono stato l'altro giorno a Vico Valenzi e parlavo col prefetto di Vico. Il prefetto di Vico mi diceva che gioco forza dell'ordinanza era stato il ruolo di un prete che si voltava dall'altra parte, e quando il cittadino gli esponeva la problematica ed era sul punto di andare a denunciare, il prete invece di fare il suo dovere da cittadino, di là di sacerdote, si confidava con gli uomini dell'andrangheta. Quindi, diciamo, io ho vissuto un'esperienza sul, diciamo, personale positiva, però la domanda che mi facevi è una domanda pesante. In alcuni casi anche la Chiesa ha contribuito al proliferare di questo fenomeno, girandosi appunto dall'altra parte. Potete pensare, mi siete autorizzati a pensare. Nel frattempo che voi pensate, io vi voglio dire una cosa, lo chiedo a Benedetto, non so se sapete chi sono i testimoni di giustizia. Sapete chi sono i testimoni di giustizia? Potete rispondere, testimoni di giustizia, sapete? Vuoi rispondere? Chi sono i testimoni di giustizia? Vediamo un po'. I testimoni di giustizia sono coloro che a causa, dopo aver avuto un problema con diverse attività organizzate, hanno dovuto allontanarsi perché hanno deciso di collaborare con lo Stato, e a causa di comunque problemi nella città devono allontanarsi dalla città per poter consentire le denunce o altro con lo Stato, e non possono stare in contatto con la loro città appunto, e hanno avuto problemi con la mafia o la camorra o dei fisica, e devono abbandonare la città per una lotta contro il dolore. Grazie per la risposta, perfetto, sei stato bravissimo, però forse c'è qualcosa da aggiungere rispetto a questa cosa, adesso la scopriamo, perché Benedetto è un testimone di giustizia. Vediamo se c'è una differenza tra testimone di giustizia e collaboratore di giustizia, una cosa importante. Poi io vi faccio una cosa. Il testimone di giustizia è colui che non ha mai fatto parte della criminalità organizzata, quindi non era attivo al clan, non era vicino al clan, era una persona estranea alla criminalità organizzata che ha deciso appunto di denunciare. Poi il testimone di giustizia studiato il professore grandissimo. Allora, il testimone di giustizia può scegliere due strade, quella di aderire al programma di protezione, quindi andare in una località protetta, oppure può decidere di rimanere in loco. Ok, io sono un testimone di giustizia che ha deciso appunto di rimanere nella propria città di origine. Testimone di giustizia è diverso dal collaboratore di giustizia. Il collaboratore di giustizia, diciamo, che tante volte viene superato dall'acronimo pentito, il pentito, diciamo così, però in italiano si dice collaboratore di giustizia, che è una persona che era organica alla criminalità organizzata, quindi era un camorrista, era un mafioso, era un ranghetista, che a un certo punto della sua esistenza, ci auguriamo che si sia pentito, si è pentito delle, diciamo, delle sue scelte passate, e quindi ha deciso di raccontare i fatti ai magistrati. I magistrati, dopo aver valutato l'attendibilità dei fatti raccontati dal collaboratore di giustizia, dopo aver stabilito l'attendibilità del soggetto, automaticamente gli permettono di ottenere dei benefici in carcere, dei benefici alle famiglie e tutto. Quindi questa è la differenza tra testimoni di giustizia che decidono di andare in località protetta, testimoni che rimangono, e così.
collaboratore di giustizia che sono morto. Dico questo perché l'anno scorso, se ricordi, quando sei venuto il 2 dicembre l'anno scorso, e magari se possiamo condividere con i ragazzi sarebbe interessante vederla questa cosa, perché riguarda la nostra Italia e la vostra Italia, quella che adesso dovete vivere, anche perché a voi manca poco di fatto diventare maggiorenni. L'anno scorso Benedetto era venuto qui, lo ripeto, era a dicembre, i primi giorni di dicembre, che c'era un serio problema rispetto ai testimoni di giustizia, perché il ministro degli interni di allora, il ministero degli interni di allora, quindi non è passato nemmeno un anno, cioè non è passato un anno e qualcosa, scusate, aveva pensato bene che non tutti potessero essere diciamo protetti. C'erano delle persone che secondo il ministero di allora, di un anno e qualcosa fa, non dovessero essere più protetti. E il momento in cui sono l'anno scorso era proprio quello problematico in cui tu avevi dovuto fare una richiesta particolare. Ce la vuoi raccontare, perché questa è vita vera, non sono cose scritte magari sui giornali. Allora, a un certo punto della vita ho iniziato a combattere da un lato con la camorra, dall'altro lato con gli apparati deviati dello Stato. Purtroppo è accaduto anche a me. Avete visto tutta quella campagna fatta dal signor ministro degli interni, l'ex ministro degli interni, fece una campagna contro la scorta, iniziò, invece di pensare alle cose serie, iniziò praticamente a tirare la sua attenzione, diciamo la sua vita era interessata da due cose: uno, dai barconi, e due, da Saviano. Quindi i suoi due unici pensieri erano i poverini che sbarcavano e Roberto Saviano che aveva la scorta. Quindi, e lui in pratica che cosa ha messo in piedi? Ha messo in piedi per cercare di attaccare Roberto Saviano, perché poi io vi racconto non quello che esce in televisione, perché poi in televisione è sempre molto filtrato. E lui ha messo in atto una campagna nei confronti del giornalista Roberto Saviano. Per toccare Roberto Saviano, che cosa fa? Ha fatto una modifica di una norma, e prima di attaccare Roberto Saviano, che voleva appunto in ogni modo revocare la scorta di Roberto Saviano, per evitare di essere additato come un procedimento ad personam nei confronti di Roberto Saviano, ha iniziato a toccare le scorte di tutti i testimoni di giustizia. È toccato a me, a me è accaduta una cosa simpatica che io vi voglio raccontare. E il ministro degli interni ha pensato bene di rimanere comunque l'auto blindata, perché io vado in giro con un'auto blindata, però di circoscrivere, ascoltate che questo è bello, ragazzi, così capite anche un pochettino chi, ahimè, ci ha amministrato. È capitato, praticamente mi ha circoscritto la tutela alla regione Campania, ok? Quindi io ero tutelato con un'auto blindata in regione Campania, poi all'improvviso, quindi ero tutelato fino a Garigliano, quindi 20 km da Mondragone, poi ero tutelato a Sala Consilina, a 250 km da casa. Quindi io che cosa ho fatto? Gli ho scritto anche una lettera al ministro, dove volevo capire l'acqua del fiume Garigliano che cosa innescava sulla mia persona, perché qualcuno mancava il Bigorno, non lo so, io mancavo il Garigliano, all'improvviso c'era un senso di, cioè prima del Garigliano, sulla sponda sinistra del fiume Garigliano, io ero tutelato con due carabinieri con un'auto blindata, attraversavo il fiume Garigliano ed ero solo, da solo, perché l'acqua del fiume generava nella mia persona un senso di sicurezza, secondo il ministro dell'interno, che quindi io non dovevo più essere tutelato. Fortunatamente, a differenza di altri che hanno deciso di, che poi anche tra di noi ci sono tanti che fanno ricorso al Tribunale di Fisica, che lo chiamo, ci sono tanti che si mettono, iniziano praticamente queste campagne. Io sono stato zitto, mi sono rivolto allo Stato, mi sono rivolto al Tribunale amministrativo regionale, che ha bacchettato il
signor Ministro degli Interni, poi giustamente non convinto ancora ha deciso di fare appello alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, quindi ci siamo spostati a Roma al Consiglio di Stato, dove il Consiglio di Stato lo ha per l'ennesima volta bacchettato e quindi di conseguenza la mia tutela fortunatamente è durata solamente 2 mesi questa cosa, perché poi si sono un po' resi tutti conto del provvedimento ridicolo che era stato fatto, e, però vi dico che ho vissuto 2 mesi di difficoltà dall'agosto fino ai primi giorni di novembre, e lì ho capito che tante volte uno deve combattere con la camorra e anche con gli apparati deviati. Qualcuno di voi è stato a Mondragone, sì? Ci andate? Ogni tanto? Avete paura di andarci? No. Lui ogni tanto voleva venire a Scauri, in quel periodo, non poteva venirci perché era successa questa cosa, però state attenti, ora io questa è una cosa che voglio dirvi ancora, mentre pensate alla domanda. Pensate che se vogliamo che le cose migliorino, non dobbiamo aspettare, l'ho detto altre volte, che voi facciate 18 anni, perché magari quando fai 18 anni già è tardi, perché queste cose che vi sto dicendo, ve le detto, sono vere, le ha vissute in carne e ossa, doveva anche toccare, e spesso invece molti politici e molte persone che noi votiamo, che votiamo e mandiamo ad amministrare i nostri territori e anche lo Stato, non si rendono conto della realtà vera. Quindi io penso che questo sia il momento migliore per voi per conoscere bene le cose e farvi un'idea di come poi verrà espressa la vostra libertà di voto, perché voi avete un potere importantissimo ed è anche quello di magari mostrare solidarietà a persone come Benedetto, che da oggi a domani, avete visto, si sono trovati a vivere la loro vita in maniera completamente diversa. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Prego, ci avvio lui. Che stiamo andando nel sapere. Ho saputo di un suo libro che racconta la sua storia, che ha vinto l'importante premio nazionale, comunque è uno dei finalisti. Come ha percepito questo suo, diciamo, successo della sua storia? Grazie. Sì, allora, insieme al giornalista Israele La Barbera sono fatto questo libro, e il libro ha vinto il premio di San Di Mattarella, che è il premio dedicato alla fratello del nostro Presidente della Repubblica, che era il governatore della Regione Siciliana, che mi ha ammazzato dalla mafia. È stata, diciamo, un'esperienza bella, perché prima sapere che il libro era tra i finalisti del premio Pier San Di Mattarella, quindi sono dovuto andare a questa premiazione a Roma, e poi quando sono stato appunto premiato, quando il libro ha vinto il premio, io in particolare sono stato appunto, ho ricevuto il premio per il senso del dovere, per me è stata veramente una sensazione unica, perché è stato un riconoscimento importante, e un riconoscimento che mi ha emozionato tanto, perché poi io sono sempre stato abituato a stare nel silenzio, quindi nonostante ne ho ricevute veramente tante, non ho mai, ho fatto tante cose ma le ho fatte in silenzio, preferisco il silenzio perché proprio fa parte del mio modo di essere. Grazie. Perché scegliere lo Stato? Ecco, aspetta un attimo. Ecco, io ho scelto di scegliere, perché nella vita si può scegliere di stare dalla parte dello Stato, stare dalla parte della camorra, oppure non scegliere da che parte stare. Che non scegliere, a mio avviso, è uguale a chi ha scelto di stare dall'altra parte. È uguale. Io ho scelto di stare dalla parte dello Stato perché
parte del giusto sicuramente. E io sono vissuto in una città di camorra quando il posto Augusto La Torre viveva a pochissimi metri da casa mia. E da bambino ho sempre avuto una, diciamo, mi incantavo tante volte a guardare questi pseudo personaggi che io definisco variopinti, già nel loro modo di vestire. E poi la camorra dei nostri territori è una camorra colorata, quindi quando uno è camorrista tu lo vedi, basta che lo guardi, ti rendi conto che quello è un camorrista, che è diverso rispetto alla 'ndrangheta, rispetto alla mafiosa. Camorrista appariscente, si vede. E da bambino praticamente ho vissuto delle esperienze durante la notte, per esempio sentivi colpi di pistola. Ricordo che avevo 10 anni e non c'era ancora il diffondersi di Facebook, di internet, e il boss della mia città fece una strage che è simile alla strage di Castelvolturno, Volturno, molto simile. La strage di Vescovo Grande, nessuna televisione mai ne ha parlato di questa strage. Tutti parlano della strage di Castelvolturno quando Giuseppe Setola ammazzò i ragazzi di colore, ma nessuno mai parla della strage di Vescovo Grande avvenuta negli anni 90, quando il posto Augusto La Torre, questo per mi riaggancio alla tua domanda, di ritorno da Casal di Principe, dopo aver avuto un incontro con i casalesi, il boss Francesco Schiavone gli disse appunto ad Augusto La Torre, che era un giovane, aveva 30 anni, disse: sì, ok, tu sei il capo di un dragone, ma non hai mai fatto qualcosa di importante, qualcosa di pesante. E lui al ritorno da Casal di Principe, per dimostrare al suo collega di Casal di Principe che lui era un personaggio forte, girò alla rotonda di Vescovo Agano, entrò a Vescovo Agano e fuori al Bartolino ammazzò 7 persone. Quindi io da bambino ho vissuto queste esperienze, e queste esperienze mi hanno spinto a stare dalla parte del giusto, dalla parte dello Stato, perché dalla parte della camorra non si può stare assolutamente. Cioè oggi non è proprio in discussione stare dalla parte della camorra, che è una parte non buona. E poi io ho avuto delle esperienze anche di tribunale, perché poi ahimè, quando fai le denunce, tu fai le denunce, vai in caserma dei carabinieri, poi con la denuncia arriva al magistrato e ti ritrovi in tribunale. Io quando mi è arrivata, diciamo, la mia prima testimonianza, la mia prima denuncia è stato un dramma, ragazzi, quando il maresciallo dei carabinieri disse in basso a sinistra, la mia prima firma sotto una denuncia è stata una liberazione forte, però quando sono andato via pensavo, ho detto, madonna, che ho fatto, non ho chi mi sono messo. Poi dalla seconda alla terza non ci ho pensato più, poi è diventato un modo spontaneo firmare la denuncia. Come la mia prima testimonianza, la mia prima testimonianza in tribunale, sono stato 15 giorni prima, mi è arrivata la comunicazione 20 giorni prima di andare a testimoniare, e lì ti devo raccontare come è stato d'anno. Sono arrivato lì che avevo uno stress, non lo so, di mangiata probabilmente, mi sono seduto sul banchetto, la formula magica, e ho alzato gli occhi, mi volevano mettere il tendino dopo perché non volevano che i camorristi mi guardassero dalle celle. Io vedevo, diciamo, questi personaggi, in particolare il capotranno appoggiato con le braccia sulle sbarre, così, un paio di occhiali, che mi guardava. E io in quel momento, che dovevo avere odio nei confronti di quella persona che mi aveva fatto veramente tanto, io ho provato un sentimento strano. Ho provato un sentimento di, pensavo, ho detto, ma come tu, un essere umano,
finire così in una gabbia. Io non immagino neanche un animale chiuso in gabbia, ragazzi. E quando ho visto questa persona che mi ha fatto tanto male, l'ho visto chiuso in una gabbia, ho trovato pena. Diciamo, quella rabbia che io avevo dentro di me all'improvviso è diventata pena. Non lo so che cosa mi è successo. E vi dico che l'esperienza del tribunale è stata un'esperienza fortissima, dove ti rendi conto che comunque chi sceglie di stare dall'altra parte fa una scelta bruttissima, perché poi noi li guardiamo solamente quando girano per le città, quando fanno il boss, ma quando sono in carcere noi non li vediamo. Quando loro sono chiusi nella gabbia, io li ho visti. E vi dico che un essere umano, quando entra in un carcere, quando viene arrestato, perde tutta la sua dignità, non è più niente.